ringraziamento va alla Regione Calabria in quanto promotrice di questo evento Calabria Jones e naturalmente alla nostra preside dell'Istituto Comprensivo di Rente 1, Rente Centro Storico, professoressa Maria Teresa Barbuscia, perché come al solito ha fatto di tutto affinché questo progetto si realizzasse. Vorrei ringraziare anche i colleghi, il professor Michele Panza e la dottoressa Paola Vivacqua, in quanto con loro ho collaborato veramente in perfetta sintonia, ma vorrei ringraziare anche gli alunni che hanno capito l'importanza di questo progetto, hanno capito l'importanza della cultura e quindi da parte mia, da parte appunto dell'insegnante, non posso che fare un plauso anche a questi alunni che sono, ricordiamocelo, il nostro futuro, il futuro di Rente. L'Antiquarium di Tiriolo è stato allestito nel 1995 e raccoglie reperti di provenienza locale che vanno dal periodo neolitico al periodo Bruzio, per cui nei suoi interni troviamo esposte asce, punte di frecce in selce, ceramica a vernice nera, elmi in bronzo, monete, raffigurazioni di maschere e via dicendo. No? Perché il vaso è rotto e quindi poi con un lavoro attento e meticoloso hanno ricostruito una parte del vaso, della parete del vaso, dell'orlo del vaso. Quindi prima che un pezzo arrivi nel museo, come la schiumazza, Gonzala come voi sempre cucuzza, Gonzala come voi sempre cucuzza. Nello stesso edificio dell'antiquarium è allestito il Museo del Costume, che espone al suo interno decine di abiti della tradizione calabrese, realizzati e confezionati da artigiani locali, reinterpretando fedelmente drappeggi, ricami, pizzi, colori e motivi che raccontano usi e regole sociali e spiegano la Calabria attraverso la sua storia e la sua gente. L'ho fatto tutte le notti e la luna la lucia, prima facevo le cose storti e poi mi lo conta mia, facevo le cose storti e poi mi lo conta mia. Poi fimmani non gli dia giù per l'igna, non mi rimbatta ria Pedro Castagna. Non mi vien battaria Pedro Castagna, vea! Cintavi muovi vidi e la vigna e cavillo d'una lusco tu la pianta, cavillo d'una lusco tu la pianta. Camarino vo scovato quando squazza, presto si ruppa onda truzza truzza, presto si ruppa onda truzza truzza, vea!
All'interno dell'antiquarium comunale di Simeri Creek troviamo una selezione di materiale che rappresenta il patrimonio antico del territorio di Creek, dagli oggetti della prima e seconda età del ferro a quelli arcaici e classici databili fra il VI e il V secolo a.C. e riferibili pertanto a contesti greci, fino a quelli compresi tra il IV e il III secolo a.C. pertinenti alla presenza dei preti. Un tipo di vaso, questo grande qui si chiama cratere, quello grande, questo grande qui. Questa è l'anfora, perché poi chiamiamo tutte anfore, ma non è così. Poi Malanova vanno le bagnaroti e si cangiano a San Pedro voli patati, si cangiano a San Pedro voli patati. Una fronda di scalora mi facisti la magia, e l'ho fatto con carotti e la luna la lucia. Prima facevo le cose storti e poi vino punta mia, facevo le cose storti e poi vino punta mia. La biodiversità mediterranea è un'area verde che si estende per decine di ettari nel cuore della città di Catanzaro
Con questo parco si intende rimodellare il paesaggio in uno spirito di ingegneria naturalistica orientata al rispetto e alla valorizzazione appunto della biodiversità. Qui infatti convivono diverse varietà floristiche e faunistiche ed è soprattutto un sistema multitematico in cui la dimensione naturalistica si intreccia a quella culturale, a quella artistica, come si vede dalle numerose sculture di arte moderna, nonché alla una dimensione sportiva e ludica. Babilonesi al mondo greco fino ai giorni nostri, anche quella statua contemporanea sta sul verde e sul piedistallo. Accorda con gli occhi e con la mano, accorda con gli occhi e con la mano, di luce di permesso, di luce di permesso. Nei pressi del parco ha sede il MUSMI, ossia il Museo Storico Militare Brigata Catanzaro. Questo museo è allestito seguendo un percorso cronologico. Si inizia con il periodo napoleonico, con le varie battaglie che si sono combattute anche in Calabria, per poi continuare con la Prima Guerra Mondiale, il ventennio fascista e la Seconda Guerra Mondiale. Restava in esposizione per 4-5 giorni, veniva tolto il corpo della mannaia di Bettina, veniva messo a sedere senza testa di fianco. Il museo ha una forte impostazione didattica in quanto mira a ricostruire filologicamente vicende e contesti della storia militare più recente attraverso il ricorso a diorami, come la fedele ricostruzione della battaglia di Waterloo, filmati dell'Istituto Luce e accurati allestimenti scenografici come ad esempio la riproduzione di una trincea della Prima Guerra Mondiale. Quello francese si chiama schieramento a colonna, quello inglese si chiama schieramento a doppia fila. Questa battaglia durò pochissimo, durò 15 minuti, pensate, gli inglesi riuscirono a vincere i francesi, anche perché erano appoggiati dai filoforbonici calabresi che non volevano i francesi in Calabria. Vinsero perché? Per la loro nuova strategia appunto di schieramento. Con questo che dico. Libera di stupenda, canottamo! Libera di stupenda, canottamo!
stato installato durante la Seconda Guerra Mondiale e come si vede ci sono c'è un dottore, degli infermieri che stanno curando un soldato che è stato appena ferito. La chiesetta di San Martino, che sorge sulla scogliera ai piedi di un promontorio, ha un valore storico di notevole importanza in quanto al lato dell'abside è inglobata una tomba. Questa tomba si crede sia quella di Cassiodoro. Torri del castello si ergono nella parte più alta del colle cittadino di Squillace. Durante la campagna di scavi condotta nel castello sono stati rinvenuti due scheletri avvinti in un tenero abbraccio che lasciano avvolta nel mistero la fine tragica della loro vicenda umana, ma destano tanta tenerezza per la loro giacitura. Cattedrale di Squillace in stile neoclassico a tre navate presenta una meravigliosa facciata a pietra intagliata. Nei suoi interni conserva le reliquie del patrono della città, ossia Sant'Agazio, decapitato sotto Diocleziano a Costantinopoli nel 311. We'll be right back.
Parco Nazionale che nasce nel 2002 da un decreto del Presidente della Repubblica per la valorizzazione e la conservazione della biodiversità locale. Comprende i territori dello storico Parco Nazionale della Calabria, nato nel 1968, uno dei primi parchi nati in Italia, e c'è stato di vivere appunto con la nascita di questo nuovo parco. Fissimi di spina
La vegetazione, quindi lì si mettevano le braci e quindi era, si scaldavano perché non si poteva aprire. Quindi all'interno si mettevano i grani di caffè e poi si immaginava. Perché adesso ci sono anche sistemi. Appesi al collo delle mucche per fare in modo che non si perdesse, perché questo suono delle campane segnalava sempre la loro presenza, quindi in caso ginestra, anticamente questa veniva utilizzata per ricavare delle fibre tessili. Chiama Erika, è molto importante perché poco fa nel museo abbiamo visto che c'erano delle pipe, quelle pipe, non so se vi ricordate, ma la guida ha detto che si ricavavano dalla radice di una pianta. Ecco, la pianta a cui si riferiva la guida è proprio questa, l'Erika. Questa è... Usate chitarre d'amore, che questa musica sa da cagnar. Sì, me briganti facim paura, e ca scoppetta volim cantar, e ca scoppetta volim cantar. E mo cantam sta nova canzone, tutta la gente se la dà imparare, non ce ne fotte d'ora borbona, a terra nostra non sa da toccare, a terra nostra non sa da toccare. Paese da base legata, se società devono lottare, pure a Calabria si è rivoltata, e sto nemico facim tremare, e sto nemico facim tremare. Ha visto lupo se mi se paura, non sape buone qual è la verità. Ovvero lupo che magna creatura, è il piemontese che vim caccia, è il piemontese che vim caccia. Amen.
pelle cadrà per lo cuore, sì, lubricante volete salvare, non lo cercate, scordate col nome, chi ce fa guerra non te ne pietà, chi ce fa guerra non te ne pietà. Ma se nasce brigante se muore, ma fino all'ultima vimme sparà, e se morimme menate l'usciore, è una bestemmia che sta libertà, è una bestemmia che sta libertà. Si sta rivelando un'occasione formativa di eccezionale valore culturale, non solo per gli alunni ma anche per noi insegnanti. Io voglio ricordare che molti luoghi che stiamo visitando personalmente li conoscevo soltanto di nome e devo dire che si stanno rivelando delle piacevoli sorprese. Skilletion, o se si preferisce Scolacium, ha una storia millenaria che ha visto protagonisti di volta in volta greci, bretti, romani, bizantini, saraceni, fino a giungere ai normanni. Archeologico che stiamo visitando si trova nel golfo di Squillace, sulla costa ionica catanzarese e precisamente a Roccellette di Borgia. Qui è possibile ammirare avanzi di strade lastricate, sepolture, il foro, ma soprattutto un teatro che poggia sul pendio naturale della collina. In origine poteva ospitare fino a 5.000 spettatori. Si torna a chitarra la voce.
riportano d'un colpo a ciò che ci ha creato. Mandole, mandolini e flauti con violini, e manda certi tesi, rimangono sospesi. Il sitarpo ritorna e corso suona d'orna la voce di un trombone che insieme a lui compone. E arpa, piano e trombe rispondono a gran voce, insieme a chi sul ritmo ripartono veloce. Nata a morre per te, darà buche jambè, e la musica risuona cantando insieme a te. Nata a morre per te, darà buche jambè, e la musica, sta musica ti piglia pure a te. Suona, suona, giù nel vestito avanti, la musica risuona. Che mi vogliono arrivare lontane, che si voci li voglio raccontare. Sale sulle vette, sale sui confini, artisti, gente, niente, dottori, contadini. Cresce dalla gente che vive da Calabria, gestita malamente con il mio duro panza. Sale in tali giorni che si vogliono divertire, zumbando sulla mente più nuvidi l'avvenire. Zumbando sulla mente più nuvidi l'avvenire. Suona, suona, con l'uva si avanza, la musica risuona e si trasforma in danza. Danza, danza, con i passi della terra, fatta su un piede, salta con il gran. Suona, suona, con l'uva si avanza, risuona e si trasforma in danza. Danza, danza, quei passi nella terra, salta su un piede, salta che vibra, hey! Di notevole importanza ritengo sia anche il museo archeologico che sorge nei pressi del parco, il quale contiene i reperti che sono stati ritrovati durante gli scavi, pertanto costituisce un utile baluardo contro la dispersione di questo prezioso materiale archeologico. Nell'ambito del viaggio di istruzione abbiamo programmato delle attività laboratoriali che richiamassero le varie discipline scolastiche, storia, scienze, arte e naturalmente la lingua italiana. In particolar modo ho chiesto agli alunni di aggiornare quotidianamente il diario di viaggio, di corredarlo con disegni e foto in vista della pubblicazione sul sito della scuola. Thank you.
chiami Rosa, che bello nomo è mamma da Damiso, che bello nomo è mamma da Damiso. Dammi su nome un bello di Lirosi, come Giuciuri e dillo paradiso, come Giuciuri e dillo paradiso. Bella figliola che ti chiama Rosa, bella figliola che ti chiama Rosa, bella figliola e che ti chiama Rosa. E non saluto i chiglia di l'estramata che ti tracena. Questa è l'abbazia di Corazzo e ci troviamo a Carlopoli in provincia di Catanzaro. Questa abbazia risale all'undicesimo secolo e come si può vedere era una... Poeti sonaturi e stampa santi, Camparo senti e povare pezzenti, Camparo senti e povare pezzenti. Passo di notte e ti saluto strada, e sta canzuna e ti dà su stampata, e sta canzuna e ti dà su stampata. Bella figliola che ti chiama Rosa, bella figliola e che ti chiama Rosa, bella figliola e che ti chiama Rosa. E non saluto i chiglia di finestra amata, che ti intracena è rosa colorita. Il lanificioleo è la più antica fabbrica tessile calabrese e conserva attivo un monumentale parco macchine di fine Ottocento con cui ancora oggi si realizza la produzione. L'impianto industriale del lanificio, che è stato fondato nel 1873, viene quindi utilizzato anche come museo didattico per comunicare durante le visite guidate la cultura e la tecnologia tessile. Perché un tessuto è una superficie, quindi si passa dalla monodimensione. La cosa, il tessuto più semplice in assoluto che si può ottenere si chiama tela ed è un'armatura, cioè un intreccio, e nello stesso tempo la parola tela in italiano posso inserire
il filo, perché altrimenti con le mani sarebbe un po' difficoltoso e anche più lento. Ecco perché. Mulinarella mia, quanto sei bella, mulinarella mia, mulinarella, mulinarella mia, quanto sei bella. Qui Giustiani, guardate come è diventata, è un navettone molto grande, anche molto pesante, che viene sparato in una frazione di secondo da una parte all'altra della macchina a una velocità di 180 km/h. Denti, non ti sei visto dirli miei vicini, hanno la lingua come i serpenti, tagliano come spati e di meschino, e mulinarella mia, mulinarella, mulinarella mia, quanto sei bella, mulinarella mia, mulinarella, mulinarella mia, quanto sei bella. E questo impresso il segno. Naturalmente ci sono centinaia di decori, se ne possono fare anche di invenzione, cioè di cose, queste molti sono legati alla tradizione magno-greca. Quanto sei bella! Oi corvunir guki, oi corvunir guki, oi corvunir guki, bagiriando. Da chi sta rugano, da chi sta rugano, c'è cucceria. Il Museo Archeologico di Lamezia, che di recente ha cambiato sede, accoglie numerosi reperti rinvenuti in diversi siti della Piana Lametina, attraverso i quali è possibile seguire le dinamiche storiche del territorio, a iniziare dal Paleolitico fino all'età medievale. Il museo è suddiviso in tre sezioni distinte. La prima è riservata alla preistoria, la seconda all'età classica e la terza all'età medievale. In particolare questo museo possiede parte della storia di Terina, la famosa colonia greca fondata tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. dai crotoniati. Vicina cacciala, vicina cacciala, vicina cacciala, vicina amore. Uli maneri mei,
non staga, non stima, non staga, già è quanto va. La gaccia si ti muri, la gaccia si ti muri, rosa d'amore. Partilo su nuevo, partilo su nuevo, partilo su nuevo, chi fai amare? Per le luci dare si cadene, cane stingana, lupe de cane fanno schia. Per le rusicare si cadene, cane stingana, lupe de cane fanno schia. Balla rusicare si cadene, cane stingana, lupe de cane fanno schia. Balla rusicare si cadene, cane stingana, lupe de cane fanno schia. Grazie.